questo rapporto tra economia e cultura diventa un rapporto un po' promiscuo, nel senso che nella vignetta, nella seconda vignetta abbiamo la cultura, esatto, che è un po' triste. Abbiamo il reddito e abbiamo l'economia. Eh sì, è un po' un rapporto a tre, no? Viene fuori, nel senso che il buffo qual è? Quel signore al centro con i soldi è il tema del turismo. Cioè, sì. Se questo non era così palese negli anni 80, quando cercavamo altri tipi di esternalità. Negli anni 90, noti nel dibattito questo, più che sul tema legislativo, nel dibattito sicuramente, inizia a essere abbastanza prepotente il tema che con la cultura si può fare, giustamente, turismo. Ora, qual è il problema? Io non credo che sia da buttare via, non ho un'impostazione ideologica e dice no, guardi. Dico che però non è, e questo guardate, bisogna separarsi da quel concetto che la cultura serve perché può fare turismo e in questo senso fa uscire dalla crisi economica il paese. Perché? Perché questo significa, e quindi se il turismo cala non finanzio più cultura? Cioè, voglio dire, una cosa è dire che si fa turismo, una cosa è dire che è un volano possibile, eccetera, altra cosa è dire che il fine, che ci si mangia con la cultura perché ci si fa turismo. No, non è questo il costrutto. E c'è sicuramente un ritorno economico legato al turismo, ma guai a legare, come dire, l'opportunità e il valore di una politica culturale o del finanziamento di un settore al fatto che faccia turismo. Perché insomma lì c'è un binomio che poi rischia di essere pericoloso. Lo dico perché anche attualmente, a difesa, di fronte alla famosa frase con la cultura non ci si mangia, non si mangia, a difesa e in risposta a questa frase, ovviamente non condivisibile, il nostro mondo, come ha risposto il nostro mondo della cultura? Spesso ha risposto con i famosi indicatori turistici. Quello è uno scacco pericoloso, nel senso che non bisogna rispondere così. Perché forse il valore, se proprio si deve rispondere a se ci si mangia o no, forse il discorso è un po' più complesso, cioè si può fare altri ragionamenti per dire che la cultura va finanziata. Occhio a non legarla solamente al turismo, perché se la leghiamo solamente al turismo diciamo noi, non dicono gli altri, che serviamo a fare turismo. Ripeto, se domani mattina il turismo cala, quindi conviene calare pure finanziata cultura, tanto non serve più. O è un bene pubblico, punto. Ma potrebbe essere il contrario, se il turismo cala, cioè scusa, in quest'ottica. Se il turismo cala, allora finanzia ancora di più la cultura in modo che mi riporti il turismo? Cioè, se ragioniamo in quest'ottica? Sì, sì. Il problema vero è quanto e fino a che punto tu riesci a intercettare domanda di turismo, quanto puoi essere attivo. Allora, vabbè, l'Italia è il paese forse al mondo, poi dipende da, magari la Cina ce n'ha di più, però sì, che ha più beni culturali. Se guardiamo però come la cultura non a livello di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, ma sì, forse per la valorizzazione, però come la cultura negli altri paesi d'Europa viene, anche la cultura classica, eccetera, eccetera, viene a innestarsi su processi di produzione di nuova cultura, a me viene in mente che qua non si investe sufficientemente, anche a livello di turismo, su come, ad esempio, Pompei può interagire con la cultura contemporanea. No, cioè sono d'accordissimo. Cioè, se, no, infatti non volevo buttare la bandiera. Venezia, ad esempio, è una città che ha buttato tutto paradossalmente sulla cultura contemporanea. Cioè, di ovviamente il turismo, uno va a Venezia per vedere Venezia, ma a Venezia c'è la Biennale, cinema, danza, teatro, arte, cioè no? È molto forte come contemporaneità. No, d'accordissimo. Cioè, non volevo buttare il bambino con l'acqua sporca, cioè della serie, si può fare una politica importante sulla cultura che ha dei risvolti importanti in chiave turistica, tra l'altro definendo target turistici anche interessanti, che non sono il target turistico bello cost che viene qua probabilmente per far bagnetto e se ne va via, anche perché su questo non siamo più competitivi rispetto al mercato internazionale, ma inizi a avere un turismo anche di una certa qualità, che dietro nasconde una certa capacità di spesa, una certa attenzione alla permanenza, non solo all'arrivo. Quindi, per carità, il tema è non leggerla come una relazione univoca, ecco, perché questo significa per esempio impostare una politica per colui il quale arriva e poi prima o poi va via, rischia di lasciare in ombra una politica culturale per chi vive nelle città, sì. banalmente
io sono nato a Roma, andavo a scuola in centro, per cui passavo con la Vespa tutti i giorni davanti al Colosseo, però insomma io al Colosseo ci sono andato tre volte la vita mia, perché nonostante faccio questo mestiere, perché poi in fondo io non so quanto è un patrimonio della città quella cosa. Adesso Colosseo è anche difficile da renderlo tale, però molto di questo è fatto così, cioè molta offerta che significa banalmente nella programmazione di, ecco, torniamo agli esempi più facili, di un museo. Sai, se tu sai che il tuo target è anche la città, devi avere una proposta vitale, devi saper integrare contenuti e costrutti diversi, devi saper far dialogare patrimonio e performing arts. Perché? Perché devi rendere appetibile in maniera continuativa un'offerta, una proposta a coloro i quali vivono davanti a casa tua. Mm-hmm. È diverso se il mio target è lo svedese. Certo. E quello viene e va. Per cui il mio problema è completamente diverso. Allora era qui che volevo ragionare, cioè l'una non esclude l'altra, però ecco proprio questa la frase, l'una non deve escludere l'altra, perché se noi prendiamo soltanto o forziamo troppo il legame cultura-turismo uguale economia, in questo legame rischiamo di perdere tutta una serie di incentivi a certe politiche culturali e poi non da poco conto alcuni effetti economici reali sul paese.